Ragazzi, allora, video estemporaneo, sono praticamente tornata non dalla palestra adesso, ma in realtà sono passata a fare la spesa, l'este lunga, tra l'altro devo comprare soltanto, cos'è che devo comprare? La cipolla e volevo comprare gli asparagi. Alla fine ho speso 40 euro, non ho comprato gli asparagi, ho comprato lo scalogno e non la cipolla. Vabbè, questo poi ne parliamo dopo. Comunque, perché sto facendo questo video? Perché mi è arrivata la box di Look Fantastic, che sapete sono abbonata. Non so, questa sarà... Aspettate che ho la pila. 1, 2, 3, 4... Questa è la quinta, quindi poi c'è la prossima che è la sesta. Poi non lo so se si rinnova automaticamente l'abbonamento, ma io penso di mantenerlo, sinceramente, perché mi piace un sacco. Quindi, detto, mi interessa, faccio il video in qualsiasi condizione io sia, perché sinceramente poi non so, voglio stare ad aspettare. E comunque una parte, per colpa di Giulia Cova, me la sono spoilerata, perché ogni volta becco le sue storie su Instagram, maledetta. Però mi ricordo bene solo di un prodotto che mi aveva colpito, poi mi sa che ho visto un secondo ma neanche me lo ricordo più. Sempre a proposito di Giulia Cova, per colpa sua ho appena comprato, sono arrivate oggi da Amazon, quindi sempre fatta apposta, queste spugnette qua, di Emax Design, non, adesso voi lo noterete, mi è saltata un'unghia ma adesso la reincollo, queste spugnette appunto di Emax Design prese su Amazon, 10,99€, 6 spugnette, grazie a Dio avevo ancora Amazon Prime che mi sta per scadere, lo devo assolutamente rinnovare. Sono troppo curiosa, visto che insomma mi ha detto di essere fantastiche. Io sono una spugnetta addicted, se si può dire, e non vedo l'ora di provarle. Poi passiamo alla box, perché io sono curiosissima. Sto aspettando, ve lo anticipo, anche un mega ordine da Maki Beauty. Per mega io intendo 116€, questo è il massimo che io spendo su un sito, ma non penso di aver mai speso di più. Ho fatto vari ordini, sì, massimo ecco sul centinaio di euro, non ho mai esagerato. Ah, volevo farvi vedere una cosa. Sono abbastanza soddisfatta di questa cosa, ecco. No, così sembra esagerato, però vedete che a riposo è tranquillo e mi piace tantissimo questa cosa. Poi questa maglia secondo me enfatizza la cosa, sì, si vede il reggiseno, sinceramente quando la mattina mi vesto non è che penso al reggiseno da mettere sotto la maglia della palestra. Oggi avevo voglia di mettermi questo e basta, insomma, piccoli risultati. No, avevo le braccia che rispondono molto bene, quindi mi piacciono così. Andiamo alla box. Allora, questo mese è di questo colore qua. Sono bellissime, solo che non so cosa farci. Le sto impilando perché sono molto carine tutte impilate. Dovrei inventarmi qualcosa. Allora, c'è il solito L. Qua c'è il librettino, ma non lo guardo perché altrimenti poi mi spoilerò il contenuto. Il primo prodotto che è quello che avevo già visto nelle storie di Giulia Cova e sono i sali di Ava. Allora, io questi li conosco molto bene. Li ho provati una volta in vasca, perché questa qua andrebbe praticamente versata per intero, da quel che ricordo, nella vasca, e questa ha un sacco di proprietà. Io questo marchio lo conosco bene perché ce l'avevo in negozio e ho fatto anche due corsi con loro e io sono innamorata di questo marchio, sapete, ne parlo sempre, cioè ne ho parlato da sempre, ci sono vari prodotti che mi sono piaciuti di questo marchio. Provate per esempio la maschera lifting in bustina. Allora, io non ho la vasca, quindi che cosa ne farò? L'avevo provata quando stavo con mio ex, che lui aveva la vasca. Sinceramente, se non ricordo male, se non erro, al corso ci dissero eventualmente di poterli utilizzare, sono sale del Mar Morto, quindi di utilizzarli magari miscelando con qualche olio, olio di mandorle così, e farne uno scrub, quindi penso che sarà l'utilizzo che ne farò io. Poi, allora, qua praticamente non conosco niente, benissimo. Allora, prendo il primo prodotto, cioè l'unico mi sa. Sì, prodotto di make up di Bella Pierre Cosmetics, è un rossetto che si chiama Envy. Allora, il colore sembra molto bello. A me sta marca, ci credete che non mi ha mai detto niente, cioè, ma il colore è molto carino. È molto cremoso, un po' scivoloso. È un brand di make up minerale, da quel che ricordo. Mi ricordo tantissimi anni fa che ne parlava, forse la usava Roby Berta, può essere, ma veramente un ricordo. Now Bay Natural and Organic. Ah, forse ho capito perché la box è di questo colore. Credo sia una box tutta naturale bio, come marchi.
Ho visto una cosa fichissima. Ok, recovery mask, mascarilla recuperadora. Mi piace più in spagnolo che in inglese. Mi era impazzita la messa a fuoco, perdonatemi, spero non... perché io poi non guardavo lì, guardavo l'obiettivo e non mi ero resa conto. Benissimo. Comunque, ecco, maschera riparatrice sarà, sì, recuperadora, reparateur, sì, maschera, vabbè, vediamo. No, sembra molto interessante. Vediamo se trovo delle info nella... qui nel coso qua. Ah, comunque i sali del Mar Morto, io mi ricordo... qua dice 7 sterline, se ciao. Io mi ricordo che in negozio costavano molto di più. Secondo me è un 13 euro, tipo, calcolando che la box la pago 17 euro al mese. Cioè, già solo quello, si sono presi la maggior parte del prezzo del prodotto. Applicare sulla pelle asciutta, lasciare per un massimo di 7 minuti, pochissimo, sciacquare con acqua calda. Beh, vediamo, sono curiosa. È con acqua floreale di arancia, vitamina E, Poppy and Tiger Nut Oils. Che cosa sono? Boh, comunque mi interessa e potrei anche pensare di provarla stasera, sinceramente. Mo' ci penso, perché ho la pelle un po' strana in questo momento, non è al massimo della sua... perfezione, cioè, sapete, ho qualche imperfezione qua, vero che sono in preciclo, però c'è qualcosa che non torna nella skincare, non riesco a capire che cosa, sinceramente. Poi, il prodotto che quando ho visto ho drizzato le orecchie, e questo probabilmente è la prima cosa che comincio a provare, è questo siero, se, beh, già vedo acqua e glicerina, primi ingredienti, vabbè, me la devo studiare un po' bene, siero riparatore, vitamin C repair serum, siero riparatore alla vitamina C, con acido ialuronico, vabbè. Sì, vabbè, figurati. Ah, c'è scritto 98% naturale. Vabbè, illuminante, bla bla bla. Qua la percentuale sarà molto bassa, credo. Secondo me sarà molto bassa. Sì, vabbè, figurati, un siero così non è che possa esserci chissà quale percentuale altissima di vitamina C. Poi, ah, ma il marchio come si chiama in tutto ciò? Balance Me. Mai sentito. Poi c'è questo marchio che si chiama Emma Hardy. A me piace il fatto che ci siano dei marchi sconosciuti, cioè che non conosco, sinceramente. Midas Touch Revitalizing Cream. Deeply hydrates and moisturizes. Lift and smooth, questo mi piace. Improves firmness and elasticity. 15 ml, è una mini taglia. Sì, gli ingredienti sembrano buonini. Non lo so, non vi so dire nulla di questo. Adesso potrei anche andarmi a guardare le storie di Giulia Cova, che magari lei ne sa di più. E questo mi... Oddio, che figata! Sì, vedete perché mi piace sta box? Perché ci trovate dentro dei prodotti diversi dal solito e particolari. Allora, questo il marchio si chiama Grow Gorgeous. E già mi piace il nome. Back into the Roots. 10 Minutes Stimulating Scalp Mask. Maschera stimolatrice dello scalpo. Per i capelli, quindi immagino sia un prodotto che faccia crescere i capelli. No, questo me lo devo troppo studiare perché questo sembra molto interessante come prodotto. Massaggia generosamente sui capelli asciutti, lascia per 10 minuti, sciacqua e to reveal bouncy locks. Che vuol dire? No, questo me lo devo andare a studiare, ragazzi, ci vuole un pochino di tempo. So che molte di voi mi hanno chiesto anche del prodotto quello per i capelli bianchi. Non l'ho ancora iniziato, sapete perché? Perché nel frattempo, vabbè, ho fatto i capelli da parrucchiere. Ho intenzione di fare una cosa, ho le idee molto chiare, quindi dovrebbe venire fuori. Secondo me viene fuori una cosa figa. Stavolta di mano mia, altro che Federico Fashion Style. Quindi aspettate, quindi appena avrò fatto quello che devo fare, inizierò il trattamento. Era inutile iniziarlo adesso perché voglio iniziare che non ho ricrescita. L'ultima cosa. Che ho, no, non le ho comprate, me le ha portate una mia collega, ma ci tenevo a dirvelo perché sono delle uova. Voi direte, vabbè, che cazzo sono delle uova? Io non mangio delle uova decenti, non lo so, decenti nel senso. Quasi sta per scatenare il putiferio. Fate conto che sono andata io dal lavoro e mezz'oretta, forse poco più di un'oretta dopo, so che è grandinato, quasi nevicato. Adesso credo che sia arrivata a Bologna, sta tempesta, vabbè. Cioè, le uova le compravo al supermercato. Allora, siccome c'è la mia collega, insomma, che viene da una parte, insomma, zona di montagna, eccetera, ha
E siccome ho visto lì le galline, cioè altro che quella è una gabbia nella loro vita, non l'hanno neanche mai vista da lontano, anzi rischiate pure che vi attraversino la strada, ve li trovate così, sono molto ruspanti. Allora mi è venuta questa cosa, ho detto, cavolo, quanto mi piacerebbe provare delle uova proprio di queste galline. Allora ho chiesto se per caso conoscesse qualcuno, insomma, da cui prenderle, senza neanche metterci d'accordo, l'indomani me ne ha portate 6. Allora io tipo... Sono tipo lì che qui le sto adorando. Allora, stasera, infatti per questo volevo passarle se lunga, avevo intenzione, perché è una cosa che mi piace tantissimo, la frittata di asparagi e cipolla. Però gli asparagi, dopo aver visto la diretta delle perle di Pinna, se lo seguite sapete di cosa sto parlando, ho detto no, vabbè, chi c'ha voglia di sbattersi a fare gli asparagi? Però ho trovato all'Esselunga le cime di rapa. E allora, le cime di rapa quelle già cotte, così non c'ho voglia di stare l'acqua, sono semplicemente lessate, e quindi farò una frittata con cime di rapa e cipolla, anzi scalogna per la precisione, e non vedo l'ora, non vedo l'ora, anzi ne farò una bella grande, perché così domani metà me la porto al lavoro. E niente, volevo dirvi questa piccola cosa. Quindi, domani dovrebbe arrivarmi anche il pacco di Maki Beauty. Ho preso un bel po' di cose, cioè molto stuzzicato questo haul. Una cosa l'ho presa tra l'altro senza guardare neanche le recensioni. Vabbè, 52 € costa questa cosa e l'ho presa senza guardare le recensioni. Vi anticipo solo il marchio, Jouer, un marchio di cui non ho mai preso niente. Niente, quindi vi lascio un po' sulle spie. Io spero di avervi tenuto compagnia. Guardate che questa box è veramente figa. A proposito, mi stavo dimenticando. Ho scoperto che anche c'è un codice sconto. Vi danno un codice sconto come per esservi iscritte su Lookfantastic. Se non sbaglio è Ornella-9, nel caso ve lo scrivo nell'info box. L'abbonamento me lo pago io, quindi non ho nessuna collaborazione con Lookfantastic. Magari, un sito fighissimo. Niente, io vi saluto. No, ragazzi, qua si sta per scatenare il putiferio. Vabbè. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. No, aspetta, non vi ho fatto vedere le uova. Guardatele. Guardatele come sono ruspanti. A proposito di uova, già che mi ricordo, vi lascio il link di un video che ha fatto Stefano Vendrame proprio di recente sulle uova, la scelta delle uova e del pollame. Devo dire che è molto interessante. Quindi andate a vedere Vendrame, se non lo conoscete, conoscetelo, è una persona seria. Ciao.